Trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy, y' uguale a y fratto x più e elevato a y fratto x con y calcolato in 1 uguale a 1. Questo è il sesto esercizio di una traccia d'esame assegnata all'esame di analisi 2 della facoltà di ingegneria gestionale dell'Università La Sapienza di Roma. Come potete notare, ci chiedono un integrale particolare, cioè quella curva integrale che passi per il punto di coordinate 1, 1. Troveremo prima l'integrale generale e poi troveremo appunto il suddetto integrale particolare. L'equazione differenziale assegnata che y' pari a y fratto x più elevato a y fratto x è sicuramente un'equazione differenziale omogenea di grado 0, che ricordiamo è un'equazione riconducibile ad un'equazione differenziale di primo ordine a variabili separabili, utilizziamo la variabile u, in questo caso y su x pari a u di x, con x ovviamente diverso da 0, e lo si vede subito, visto che sta al denominatore. A questo punto, posto x diverso da 0, moltiplicando per x entrambi i membri dell'equazione, otteniamo che y pari a u per x, da cui, derivando rispetto ad x, otteniamo che y', applicando la derivata della regola di derivazione del prodotto, sarà u' per x più u per 1, quindi più 1. L'abbiamo visto più volte, quindi avremo che questa diventa primo x più u è uguale ad u più e elevato u. Per la regola della generazione u se ne vanno, ed ecco, otteniamo, dividendo per x entrambi, visto che lo possiamo fare, visto che x è diverso da 0, otteniamo che u primo di x è uguale a 1 fatto x per regala u, equazione differenziale a variabili separabili, dove la f di x funzione della sola variabile x è 1 su x, definita in un certo intervallo, ad esempio i maiuscolo del tipo, abbiamo già detto, meno infinito 0 unione 0 più infinito, 0 escluso sia a sinistra che a destra, e la funzione g di y, in questo caso che è della variabile u, è appunto pari a e alla u, definita in un intervallo g del tipo meno infinito più infinito. Possiamo anche, se volete, scrivere la nostra condizione iniziale nella variabile u. Cosa significa? Se y vale 1 quando x è 1, vuol dire che quando y è 1 e x è 1, 1 fatto 1 è 1, la u di x è pari a 1, quindi vuol dire che la condizione iniziale della nuova variabile diventa u calcolato in 1 pari a 1. Utilizziamo la tecnica di separazione solida, si potrebbe fare così, ma noi utilizziamo, si potrebbe, ve l'ho altre volte mostrato. Questo è un modo, altrimenti, che in questo caso ci consentirà subito di trovare l'integrale particolare della nostra u di x, altrimenti anche così, visto che scriveremo du fratto e alla u, possiamo scrivere come l'integrale di e alla meno u du. Eccolo qua, che poi è uguale a quello che andremo a ottenere se utilizziamo questa tecnica. È uguale integrale di alla meno u di u è meno di alla meno u uguale a c segnato più logaritmo del modulo di x, ma che scriveremo come log, indicheremo come log x, visto che x appartiene all'intervallo, qui in questo caso x appartiene all'intervallo 0 più infinito, perché ci dicono che x vale 1, la variabile indipendente è 1, quindi x è positivo, quindi il modulo di x è x quando appunto x è positivo. Quindi scriveremo che, moltiplicando poi per meno 1 entrambi i membri, otteniamo che e alla meno u di x è uguale a meno c segnato meno log x. Direi di porre meno c segnato pari a log c, dove c segnato e c sono comunque costanti, e quindi scriverei e alla meno u pari a
fare log di C ma log X, cioè un menu di X, fare logaritmo di logaritmo naturale di C fratto X, avendo applicato qui a destra una banale proprietà del logaritmo secondo cui log di C ma log di X si può scrivere come log di C fratto X. Con C, ripeto, costante reale, ho dato una data che C è pari a, no? A e alla meno C segnato, no? E quindi moltiplicando ulteriormente per meno 1 entrambi i membri, otteniamo quello che è l'integrale generale in U, ovvero scriviamo qua, U di X è pari a meno logaritmo naturale di C fratto X, e quindi rimettendo al posto di U Y fratto X, otteniamo che Y fratto X è pari a meno logaritmo naturale del logaritmo naturale di argomento C fratto X, e quindi, visto che abbiamo posto X dall'inizio di questa zero moltiplicando per X e entrambi i membri, la nostra y di x, ovvero l'integrale generale dell'equazione differenziale y' pari a y su x più a y su x, è meno x logaritmo naturale del logaritmo naturale di c fratto x, dalla quale poi si potrebbe trovarne l'insieme di definizione. Troviamo quella particolare curva integrale passante per il punto 1,1. Vedete, potevo anche andare... come si fa a trovarla? Beh, io direi che io ho cancellato un po' di calcoli. In realtà, facciamolo da qui, ma potevamo farlo sin da prima, se mi spiego meglio, no? Se avete scritto i passaggi precedenti, avete trovato che... meno e alla meno 1, avevo scritto che era pari a c segnato più logo del modulo di x, è la parte iniziale nella quale abbiamo risolto, abbiamo separato le variabili, abbiamo risolto i due integrali. E a questo punto, visto che u è 1, a sinistra abbiamo un meno e alla meno 1, e c segnato pari a c segnato più logaritmo di 1, modulo di 1 è 1, che sappiamo essere 0. Quindi, guardate, subito troviamo che c segnato pari a e, pari a, questo ovviamente è 1, che u è 1, non l'ho messo. C segnato è meno e alla meno 1, va bene? Ma allora vuol dire che logaritmo di c è meno c segnato da come opposto, quindi è un e alla meno 1. Vedete? Ma se guardiamo qua, quindi ho trovato che log di c è alla meno 1. E in effetti, guardate, se adesso questa integrale u di x lo scriviamo come u di x pari a meno logaritmo naturale, qui anziché scrivere log di c su x lo scriviamo log di c ma non log di x, quindi riapplicando al contrario la proprietà dei logaritmi, vedete che in pratica otteniamo che u di x è pari a meno logaritmo naturale di, guardate, e alla meno 1 meno log x. Quindi in pratica, vedete, volendo, visto che log di c è alla meno 1, volendo, si potrebbe anche dire che c, chi è? Beh, è elevato a alla meno 1, quindi si potrebbe anche direttamente al posto di c lì mettere proprio, vedete, è elevato a alla meno 1.
Quindi y di x pari a meno x, logaritmo naturale di e elevato alla meno 1 fratto x, è proprio l'integrale particolare della nostra equazione differenziale. Se avessimo voluto farlo, faccio vedere in quest'altro modo, cancello tutto. Noi lì abbiamo scritto la soluzione particolare, quindi l'esercizio è finito qua. Se l'avessimo voluto fare così, che in pratica è un metodo che ci dà la possibilità di non utilizzare la strategia, abbiamo che questo lo scriviamo come integrale fra 1 e u di x di a alla meno s di s pari a direttamente logaritmo del modulo di t che comprendiamo fra 1 e x, no? Ricordo che la x vale 1 e anche la u vale 1. Lì non ci ho trovato la primitiva, questo è un meno e alla meno s che comprendiamo fra 1 e 1. Questo lo scriviamo come logaritmo per il teorema fondamentale del calcolo come logaritmo del modulo di x meno il logaritmo del modulo di 1. Ma modulo di 1 è 1 e logaritmo di 1 è 0. Applicando anche a sinistra il teorema fondamentale del calcolo otteniamo che meno e alla meno u più e alla meno 1, perché c'è il meno della regola del tredicesimo di Barro, è uguale al logaritmo di x, perché abbiamo detto che il modulo di x è x, visto che x è positivo. Guardate che dobbiamo ottenere, vediamo che meno e alla meno 1, oppure, per meglio dire, guardate, cancelliamo qui, portando meno e alla meno u a destra e log x a sinistra, otteniamo che e alla meno 1 è proprio pari a e alla meno 1 meno log x, da cui meno 1 è pari al logaritmo naturale di e alla meno 1 meno log x, vedete? In effetti u di x è meno, moltiplicando per 1 tra meno il logaritmo naturale di argomento e alla meno 1 meno log x. Teniamo presente che questa soluzione che abbiamo scritto si può anche scrivere, vedete che qui è, in questo modo è ancora più veloce, l'ho voluto far vedere perché molti docenti utilizzano quest'altro modo qua. Se quindi applichiamo al contrario la proprietà dei logaritmi, questa è meno x logaritmo naturale proprio di, guardate, qua ci viene logaritmo di e elevato alla meno 1 meno log x, ma logaritmo naturale di e elevato alla meno 1 è un e alla meno 1, quindi in effetti, guardate, è meno x log di e alla meno 1 meno log x. Otteniamo la stessa cosa, vedete? Infatti qui, rimettendo al posto di u di x, y su x, otteniamo proprio che y, e moltiplicando poi di seguito per x entrambi i membri, y di x è pari a meno logaritmo di e alla meno 1 meno log x. Questa è la soluzione particolare della nostra assegnato, il nostro problema di Cauchy. Eccolo qua.